Buongiorno, stiamo cucinando con le piastre di sale rosa dell'Himalaya direttamente di Bisetti. Bisetti, vi ricordo che è il maggior produttore di quello che sono macina pepe e macina sale, nonché anche maggior produttore di quello che sono le nostre pietre ollari che utilizziamo per la cottura. Sempre alla ricerca di nuovi metodi di cottura, Bisetti che cosa ha fatto? Ha preso proprio dei piedi dell'Himalaya, quello che è la cosa più pura che hanno, perciò il nostro sale rosa, e direttamente viene intagliato e portato poi nelle nostre case. Come possiamo utilizzare la nostra piastra? Possiamo utilizzarla a caldo, appunto riscaldandola in forno, o direttamente su fiamma con una retina, uno spargifiamma sotto di questa, o altrimenti a freddo. Cosa facciamo? La posizioniamo nel freezer per mezz'oretta, una decina di minuti, in base a quanto freddo vogliamo. Non rimarrà mai negativa, perché? Perché comunque, essendo una piastra di sale, abbiamo sempre un'azione anche antigelo, perciò è il nostro piatto perfetto per conservare la temperatura ottimale per tutto quello che deve rimanere fresco. Fresco, in questo caso, che cosa abbiamo preparato? Abbiamo preparato un crudo di pesce, perciò abbiamo lavato e via discorrendo. Ora andiamo a posizionarlo sulla nostra piastra. Andremo a trasmettere tutto quello che è il freddo al nostro alimento. Di conseguenza, anche quando lo porteremo in tavola, rimarrà molto molto gradevole, perché non solo sarà bello freddo, ma avremo anche il sapore del sale rosa, appunto dell'Himalaya, che vi ricordo è millenario come sale, perciò ha al suo interno veramente tutto quello che la natura poteva regalarci, e noi ce l'avremo comodamente sulle nostre tavole. Allora, ecco qui, abbiamo fatto del salmone. Tagliato molto molto sottile, in questo modo i nostri ospiti potranno direttamente prendere il salmone ed eventualmente condirlo con quello che può essere un pochettino di succo di limone o altrimenti della salsa wasabi. Qui abbiamo invece una dadolata, perciò una tartare di pesce spada. Vedete che con due semplici cucchiai possiamo andarle ad appoggiare in maniera molto molto comoda. Non vi preoccupate se ci mettete un pochettino più di tempo, perché intanto la piastra farà quello che noi non riusciamo a fare velocemente, perché manterrà la temperatura ideale. E poi andiamo a prendere i nostri gamberi. Questa volta ci aiutiamo con delle pinze. Quello che normalmente utilizziamo in un ristorante lo possiamo avere a casa nostra, perciò stupire con degli strumenti eccezionali i nostri ospiti. Più scenografico, gli scampi potete lasciare appunto quello che sono le chele e la testolina attaccata, pulendoli sempre in maniera delicata. E
qui sistemiamo qualche scaglia di zenzero che abbiamo tagliato con un coltellino molto molto affilato, altrimenti è sufficiente un pelapatate. Ecco qua, non ci resta che mettere gli utensili per riuscire appunto a mangiare. Di lato abbiamo posizionato quello che sono gli ingredienti complementari, un pochettino di pepe a mulinello possiamo eventualmente già metterlo, questo sempre poi in base ai gusti dei nostri ospiti, però è molto molto gradito di norma, e serviamo direttamente. È tutto molto comodo perché la piastra di sale ha già il suo supporto, vedete, abbiamo una base di legno comodamente trasportabile e la posizioniamo al centro del tavolo oppure davanti al nostro ospite. Bene, buon appetito!